diretta dal Palafiori di Sanremo per il concorso letterario Casa Sanremo Writers. Siamo qui con uno dei finalisti, Mirko Tondi, autore di Nelle case della gente. Buongiorno e benvenuto. Innanzitutto complimenti per essere arrivato sin qui. Come stai? Grazie, buongiorno. Beh, abbastanza bene. Ho approfittato. Emozionato? Sì, abbastanza emozionato. Comunque fa sempre piacere, ecco, partecipare a queste occasioni e condividere con gli altri autori. Avere un confronto con gli altri autori è sempre importante per uno scrittore. Sei uno dei finalisti, tra l'altro 623 manoscritti, una giuria popolare di 300 persone, e tu sei arrivato sin qui. Complimenti già per questo. Grazie, grazie mille. Allora, come nasce Nelle case della gente? Innanzitutto complimenti anche per la copertina. Sì, tra l'altro ringrazio il fotografo Claudio Olivieri che insomma mi ha passato questa foto che rende davvero conto dell'atmosfera, dello spirito del libro. Io volevo che cominciasse proprio dalla copertina, che fosse tutto un gioco di apparenza e realtà, ecco, che si giocasse al limite tra queste due dimensioni. Il libro è nato da una serie di appunti che io avevo nel computer, appunti quindi su questa storia ancora a livello embrionale, ma tutti riconducevano appunto alla stessa vicenda, quella di un protagonista senza nome, un uomo insomma che comincia a essere bello adulto sui 36 anni, che ha sempre avuto un rapporto difficile col padre, un padre sbagliato, e che in pratica ripercorre le stanze della sua casa per fare un viaggio all'interno della sua vita. Quindi tutti gli appunti di questo file riconducevano a questa storia e poi li ho messi insieme e sono diventati Nelle case della gente. E come mai hai scelto di non dare un nome al protagonista? Sì, devo dire, è una cosa che mi capita di fare spesso, di non assegnare un nome preciso ai miei protagonisti. Però in questo caso volevo anche che in qualche modo scattasse l'identificazione, se possibile, con il lettore. Volevo, senza essere presuntuoso, che ci potesse essere il più possibile un'identificazione, ma anche una certa universalità, ecco, della storia. Ovviamente questo non è possibile, però molte tematiche sono sicuro che riflettono i problemi di molti di noi. Ecco, volevo che fosse una storia sulla precarietà dei nostri tempi, una precarietà sia affettiva ma anche economica, soprattutto lavorativa, insomma una precarietà che riguardasse vari aspetti e quindi chi lo leggesse poi si identificasse nel protagonista. Nelle case della gente è anche un viaggio attraverso le stanze proprio di una casa. Sì. È un fattore simbolico quello che su cui hai voluto mettere il focus. Sì, allora, la casa è quella del protagonista ovviamente, ma non solo, ci sono anche le case delle persone che lui conosce, anche dei vicini per esempio, quindi c'è questo aspetto voyeuristico, se vogliamo. C'è sì, come suggerivi anche tu, un certo simbolismo in questo, perché ogni oggetto poi della casa in qualche modo rimanda a un fatto della sua vita, quindi a un ricordo passato oppure un ricordo molto recente. Comunque ogni oggetto della casa in qualche modo lo rimanda a un evento importante della sua vita, quando quell'oggetto è stato acquistato o regalato, insomma cosa suggerisce, ecco, cosa evoca quell'oggetto particolare. Come se fossero piccoli flashback continui. Sì. Sì, la storia si muove su questi due livelli, quello del presente e quello del passato. È molto importante soprattutto questo secondo livello perché appunto la dimensione del ricordo è una presenza costante del libro. È preponderante. Sì, sì, credo sì. Poi ci sarà un evento che scatenerà ancora di più. Da una parte manifesterà al lettore la sua psicologia, perché il protagonista è una persona per niente impulsiva, una persona, sì, che subisce, come tanti giovani e non solo, fasi di stallo in cui non sa se indietreggiare o avanzare o se restare fermo, e nel dubbio resta fermo. Perché? Sì. Cosa succede? Beh, succede che un giorno il protagonista riceve un messaggio email da una persona sconosciuta. Lui crede inizialmente che si tratti di un errore addirittura e quindi tiene lì il messaggio in pratica per un anno. La fatalità poi è che lui va a rivedere quel messaggio
un anno, esattamente un anno dopo. Però nel periodo in cui passa questo tempo, effettivamente lui vive questa situazione di stallo, è come se cercasse di trattenere ancora la verità. Poi succede qualcosa, a un certo punto il protagonista sente l'esigenza di andare invece incontro alla verità, quindi rileggere quel messaggio, andare a contattare questa persona, incontrarla, e da lì poi in pratica la vicenda prende quota e ci saranno varie testimonianze che comunque coinfluiranno tutte verso la stessa direzione. E a proposito di direzioni, una cosa singolare di questo tuo romanzo è il fattore finale. Perché è molto facile, anzi credo che forse credo che se abbiamo capito bene che questa sia proprio la tua volontà, l'identificazione quasi totale del lettore, perché dai addirittura la possibilità di scegliere il finale, quindi non solo non dai un nome al protagonista, il che potrebbe essere Mirko, potrebbe essere Alberto, potrebbe essere Mario, chiunque. Luigi, chiunque, oppure identificarsi sino ad arrivare al finale. Al finale metti una rotatoria e si può andare in più direzioni. Sì. Come mai hai voluto, è questa la tua direzione, ovvero l'identificazione totale del lettore? Sì, un po' ho insistito anche su questo. Poi, è un escamotage. Eri indeciso anche tu. È un escamotage, sì, pure escamotage letterario. Non so se volevo essere originale o qualcos'altro, però di fatto io non riuscivo a scegliere un finale adeguato per il libro e tutti mi comunicavano qualcosa. Ecco, per me erano tutti possibili. Finali possibili. Tutti finali possibili. E quindi li ho scelti tutti e ognuno di questi frammenti del finale inizia con la storia finisce, esatto. Puntini puntini. Tipo la storia finisce con un gratta e vinci, suo padre lo stava cercando e si sono incontrati per la strada, o addirittura la storia finisce con una cena a casa sua, ha invitato il padre e il fratello e ha cucinato tutto il pomeriggio, tanto per intenderci. E poi ce ne sono, quanti finali possibili hai scelto? Non so, saranno forse una decina, non li ho mai contati, devo dire. Questi erano tutti quelli che io avevo raccolto, non ho fatto una selezione. Quindi dai veramente tante tutti. Possibilità. Sì, tante possibilità. Qualcuno addirittura nelle presentazioni mi ha suggerito, questo lascia talmente aperte le interpretazioni che potresti scrivere un seguito del libro. Giuro che non l'avevo previsto, però insomma l'idea comunque a quel punto mi è venuta. Potresti scaturire un bando, quale finale vi piace di più e poi cominciare dal finale per scrivere un sequel, una nuova storia. Con quale spirito hai scritto questo libro? Secondo te a chi è rivolto? È un libro, come ho detto in altre occasioni, per tutti credo. Ci sono stati giovani lettori che mi hanno dato buoni riscontri, ma anche persone anziane, persone che hanno una famiglia, che insomma cominciano a costituirla adesso, la famiglia. Penso che sia un libro per tutti, insomma, non credo che ci sia una categoria da escludere. Perfetto. Allora, io ringrazio Mirko Tondi, autore di Nelle case della gente, finalista del concorso Casa Sanremo Writers, e non ci resta che augurarti in bocca al lupo. Crepi il lupo, grazie. Grazie a te.